Eccoci tornati con una nuova puntata di Cronache e Commenti, il Consiglio regionale visto dalle nostre telecamere. Molti temi che andremo a toccare anche in questa puntata, ma non solo, argomenti dibattuti all'interno del Consiglio, perché ci saranno anche degli argomenti appunto che sono stati toccati dai consiglieri regionali fuori, cioè a margine del Consiglio regionale. Dunque andiamo ad iniziare questa ennesima puntata, l'ultima proprio del mese di settembre, con i nostri titoli e dunque il sommario. Approvata una mozione dal Consiglio regionale che chiede alla Giunta di impegnarsi per riconoscere lo Stato di Palestina. Sostegno del gruppo Lega al ministro Salvini, indagato per il caso Open Arms. Intitolazione della saletta del PD allo scomparso ex consigliere regionale Massimiliano Pescini. Incontro in Palazzo del Pegaso sul futuro delle associazioni culturali. Mancano nuovi volontari. Nell'ultimo Consiglio regionale è stata approvata una mozione che chiede il riconoscimento dello Stato di Palestina come nazione indipendente. L'atto, firmato dalla consigliera 5 Stelle Noferi, ha accolto gli emendamenti di PD e Lega ed è passato in aula con i voti favorevoli di PD, Italia Viva, 5 Stelle e Lega. Contrari, Fratelli d'Italia, astenuto il gruppo Misto. L'atto impegna Giunta e Presidente ad esprimersi in favore del riconoscimento dello Stato di Palestina, auspicando che si arrivi celermente ad una soluzione che garantisca la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli. Oggi abbiamo finalmente approvato una mozione che prova a dare un aiuto alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese, cercando di inserire nella comunicazione istituzionale a tutti i livelli della Regione Toscana, quando questo si renderà possibile, un incentivo, un augurio al riconoscimento dello Stato di Palestina come uno dei principali passi per il raggiungimento della pace in Medio Oriente. E la mozione ha accolto sia l'emendamento del Partito Democratico, che chiedeva appunto di sottolineare e condannare ulteriormente l'attacco terroristico di Hamas del 7 di ottobre. Ricordo che su questo argomento c'era già stata il 12 di ottobre una mozione a firma congiunta di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale ed era stata approvata all'unanimità, con la condanna totale e netta dell'attacco terroristico. La mozione di oggi è stata approvata con i voti del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e della Lega, della quale ho appunto accettato un ulteriore emendamento proposto oggi dalla capogruppo Elena Meini, che ha anche sottoscritto, e qui vedete insieme a me l'emendamento, la richiesta di togliere il riferimento al riconoscimento dei confini del 1967. Fratelli d'Italia ha continuato a dirsi, non ho idea per quale motivo, non l'ho capito ancora bene, contrario, perché secondo loro la pace si raggiunge solo dopo il riconoscimento dello Stato di Israele. Mi sembra che questo sia il problema principale del Medio Oriente. Comunque siamo in un paese democratico per ora e ciascuno può esprimere le proprie idee. Una mozione fuori tempo massimo che sostanzialmente chiede in maniera univoca il riconoscimento dello Stato Palestina, come se questo fosse un elemento capace di incidere in qualche modo sulla situazione in corso. È una mozione che abbiamo respinto, nonostante anche un dibattito abbastanza particolareggiato in aula, perché riteniamo che non sia assolutamente sufficiente un tipo di lettura come quella del riconoscimento univoco dello Stato di Palestina, quando lo stesso non avviene per lo Stato di Israele, ma soprattutto entrambi ne necessitano e noi di Fratelli d'Italia consideriamo entrambe le soluzioni come una parte di un più ampio quadro di equilibrio che serve a trovare una soluzione negoziale che faccia cessare il fuoco, che liberi gli ostaggi, che metta nelle condizioni di aiutare umanitariamente Gaza. Niente da fare, è una mozione che non serve la causa della pace, serve la causa del campo largo
fra i 5 Stelle e il Partito Democratico. Francamente pensavamo che anche oggi ci potessimo occupare di altri temi. A margine dei lavori del Consiglio regionale, il gruppo di consiglieri della Lega ha espresso con uno striscione la sua vicinanza al ministro Salvini, indagato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso Open Arms, la nave che nel 2019 non poté sbarcare nelle coste italiane a causa del blocco imposto dall'allora ministro degli Interni con il decreto sicurezza bis. La nave rimase 19 giorni in mare senza possibilità di attraccare. Saremo sempre al fianco di Matteo Salvini, saremo anche con una delegazione a Palermo durante il processo, perché crediamo che non abbia commesso nessun reato e che questo processo sia esclusivamente un processo politico per colpire il Matteo Salvini in primis e la Lega. Purtroppo abbiamo seguito tutta questa vicenda, abbiamo letto le intercettazioni, abbiamo visto quanto fosse voluto il mandato della magistratura nel voler colpire Matteo Salvini e il partito della Lega dopo quell'atto, un atto anche condiviso all'epoca con il governo a guida Lega Movimento 5 Stelle. Crediamo che non abbia commesso nessun reato nel difendere i confini italiani, ma che sia stato il mandato che tutti i cittadini hanno dato a Matteo Salvini quando l'hanno scelto e l'hanno votato come il primo leader del partito, quindi con l'ottimo risultato del primo partito, che fu quello della Lega, a quelle elezioni, e poi che l'hanno scelto in una compagine di governo come ministro degli interni. Lui ha semplicemente fatto quello che i cittadini italiani gli hanno chiesto, e quindi noi siamo indignati, prima di tutto come cittadini, perché noi sappiamo quanto lui si sia battuto per difendere l'Italia, gli italiani e quello che era il mandato politico che gli avevamo dato, e poi dopo come istituzioni, perché colpire un ministro della Repubblica vuol dire colpire l'intera nazione. Quindi eravamo al suo fianco allora, lo saremo ancora di più oggi e lo saremo ancora più con forza nel caso in cui venga condannato. Quindi chiediamo che questo processo politico finisca e che si torni al rispetto delle istituzioni, che la magistratura faccia il proprio dovere, appunto, senza essere influenzato dalla politica di sinistra. Sicuramente è un tema molto sentito ancora oggi, quello dell'immigrazione, però noi pensiamo all'uomo, all'amico, a Matteo Salvini che tutti noi conosciamo nella nostra quotidianità, e pensiamo a quello che lui in questo momento stia passando esclusivamente per aver difeso il bene degli italiani. Quindi non saremo noi a strumentalizzare questo processo, sono stati altri che hanno strumentalizzato nel tempo le azioni politiche di Matteo Salvini. Noi siamo qui soltanto a dire che da ministro degli interni ha rispettato il mandato, lo sta facendo ancora oggi da ministro delle infrastrutture, e non utilizzeremo, come hanno fatto altri, questo processo per cercare qualche consenso. Saremo nelle piazze, saremo nelle città, saremo tutti insieme a Pontida a dimostrargli il nostro affetto, la nostra vicinanza e quanto ancora di più, come allora credevamo e crediamo in lui, ma non sfrutteremo assolutamente questo processo ingiusto. Nel mezzo dei lavori del Consiglio regionale, tutto il Consiglio, maggioranza e opposizione, si è spostato presso la saletta del PD per l'intitolazione di quello spazio a Massimiliano Pescini, consigliere regionale del Partito Democratico, scomparso a maggio di quest'anno a causa di una grave malattia. La saletta, già dedicata ad Alessia Ballini, ha ora la doppia intitolazione. Importante e commovente, a quasi 4 mesi dalla scomparsa fisica di Massimiliano, fisica perché è sempre nelle nostre menti, è sempre nei nostri cuori, è sempre con noi, come abbiamo scritto nella foto che abbiamo appeso nella saletta delle riunioni del gruppo del Partito Democratico. Abbiamo inteso cointitolare questa sala, che era intitolata ad Alessia Ballini, anche lei è una consigliera che in maniera molto prematura ci lasciò nel 2011, anche a Massimiliano. Tra l'altro i due si conoscevano, avevano fatto anche politica assieme, perché riteniamo importante che Chi oggi ha il riconoscimento, ha rappresentato e rappresenta un esempio di buona politica, di dialogo, di contatto con le persone, di capacità di confronto e anche di sdrammatizzare con parole garbate quello che è il confronto e a volte lo scontro politico, debba rimanere come visibilità anche proiettato nel futuro. Qui nei prossimi anni
verranno altre persone che non sono gli attori di oggi, che magari non hanno conosciuto Massimiliano e Alessia, ma le loro foto e questa intitolazione farà sì che possano invece chiedersi chi erano e magari venire a conoscenza, oltre a di chi erano, anche cosa hanno fatto e come hanno operato. Ecco, questo è un omaggio che noi abbiamo voluto dare a questi due sfortunati consiglieri per dire che sono sempre qui, sono con noi, ma anche nel futuro rimarranno un esempio a cui ispirarsi. È una giornata importante per tutte le persone che tengono a Massimiliano Pescini, non solo come figura politica ma anche come il ruolo che ha avuto in tante vicende umane di chiunque facesse parte del Chianti. Massimiliano rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per quelle idee politiche, ma anche per un modo dell'approcciarsi alla politica, alle persone, alla cultura di fare politica, e quindi solidificare quella memoria anche con gesti come questo, con l'intitolazione di oggi, diventa più tangibile quanto la figura di Massimiliano ha dato e ancora dà agli amministratori del futuro. Tra le attività svolte in regione nei giorni scorsi, anche un incontro a tema associazioni culturali della Toscana. L'incontro, avvenuto all'interno dell'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso, ha visto di fronte la presidente della Commissione Cultura Giachi insieme ad Ernesto Pellecchia, direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico per la Toscana, e alla presidente delle associazioni culturali fiorentine Antonia Ida Fontana. Servono nuovi giovani volontari che si impegnino in attività culturali, il monito che arriva dall'Assemblea. Il Centro per le Associazioni Culturali Fiorentine quest'anno ha festeggiato il decennale del suo festival, con un mese di eventi, di iniziative che hanno vitalizzato anche luoghi insoliti della città, ma non solo della città, anche dell'area vasta e del territorio regionale. Per questo siamo qui al Consiglio regionale e oggi, diciamo, ospitiamo la riflessione su questo lavoro delle associazioni culturali. Hanno diverse difficoltà, prima fra tutte la necessità di coinvolgere nuovi volontari. È chiaro che è necessario appassionare tanti giovani cittadine e cittadini al lavoro nelle associazioni culturali, e questo è l'interrogativo che li porta oggi a riflettere per un'intera giornata qui presso il nostro auditorium al Consiglio. Le istituzioni hanno il compito di rendere possibile il lavoro delle associazioni nello spirito della sussidiarietà che ispira la nostra Carta Costituzionale e di creare appunto quelle condizioni che rendano il lavoro dei volontari possibile, fruttuoso e godibile per i nostri cittadini e cittadine. Per settembre, ottobre, ma non solo, io direi per tutto l'anno scolastico, ecco, la presenza e l'attività, l'azione delle associazioni culturali, ma non solo, sul territorio è estremamente importante. Sono elementi, soggetti indispensabili, nevralgici, con riguardo all'azione, all'attività che le scuole svolgono, con riguardo in modo particolare alla definizione dei cosiddetti patti educativi di comunità. Ecco, la loro presenza, la loro collaborazione, il loro apporto, le sinergie che si riesce a realizzare in ambito scolastico in modo particolare con le associazioni culturali è estremamente importante, nevralgico per l'azione educativa delle scuole nel contesto territoriale in cui operano. Le associazioni culturali, che hanno sicuramente tanti meriti, hanno un difetto, la precarietà, perché purtroppo sono troppo legate ai finanziamenti quasi inesistenti, all'età che avanza dei soci che non sempre vengono sostituiti e soprattutto alla precarietà degli spazi, per cui basta la necessità di uno spostamento perché una grande biblioteca venga inscatolata. Il nostro problema è quindi quello di conservare la memoria non solo di quanto facciamo, ma soprattutto degli studi, delle ricerche, di tutte le attività che le associazioni svolgono e che rischiano facilmente di venire in qualche modo dimenticate o disperse. La giornata di oggi si intitola La memoria delle associazioni in previsione di un mantenimento nel futuro, anche grazie alle nuove tecnologie. Speriamo di trovare qualche opportunità. Una soluzione.
È tutto da Cronache e Commenti, appuntamento fra una settimana per la puntata che aprirà il mese di ottobre. Tra l'altro ad inizio ottobre si riunirà di nuovo il Consiglio regionale e dunque andremo ad ascoltare i temi che saranno toccati per questo inizio autunno.